Amici, compagni di viaggio o capeoni, siamo arrivati all'ultimo episodio di questa serie di Londra. Oggi vi porto con me a Chinatown, alla scoperta di negozi e ristoranti che dicono essere stelle Michelin, ma vedremo. Assicuratevi di aver già mangiato prima di vedere questo video perché vi assicuro che sennò vi verrà una gran fame. Mi raccomando, lascia un bel mi piace e commenta con eccolo. Buona visione. Campeoni, vi porto con me nella Chinatown di Londra. Eccolo. Guardate quanto è grande, si può andare di qua, di là, dovunque. Guardate che bella questa parte. Abbiamo un sacco di ristoranti. Ragazzi, questo negozio è gigantesco. Facciamo vedere un po' di robe particolari. Abbiamo il pandan fluffy. Mamma, guardate quante tipi di salse di soia che ci sono. Noodles di qualsiasi tipo, amici. Guardate questi quanto sono grandi. Prendete sempre ad esempio la mia mano, che comunque è bella grande. Abbiamo preso un bel set di bacchette belle pesanti, non sono un'oggetta, poi pochi, ma buoni. Ci sono un sacco di cose che... Boh, non ho idea di cosa siano, ma ve le faccio vedere, magari voi potete aiutarmi. Saliamo su, amici, perché guardate qua. È gigantesco, ci sono un sacco di piani. Questo è il piano Cina, Giappone e Corea. Un botto di roba, super colorata, super dolce. Queste non mi ispirano per niente. Però, bella confezione. Guardate qui. Guardate loro. Abbiamo un sacco di preparati per fare il tè. Qua altro bubble tea. Bubble tea qua va tantissimo, qua a Londra. Questi sono strani per davvero. Questi li ho provati già, ovviamente cotti in un ristorante. Molto buoni. Guardate questi quanto sono grandi. Noodles di prima erano giganti. Guardate questi, pesa tantissimo. Li mettiamo a posto. Guardate quanti ce n'è. Mamma mia. Prendiamo questo qui che è un preparato per fare il matcha, visto che voglio provare a fare il matcha a casa in Milan, che dici? Io non assaggerò. No, tu lo assaggerai, vedrai che ti piacerà. Quindi ci portiamo a casa questo, pochi ma buoni, e le bacchette. Let's go. Ora dobbiamo solo decidere dove andare a pranzare. Abbiamo scelto il posto, mangeremo qui. Nel 2018 hanno preso anche, sono stati raccomandati Michelin, quindi dovrebbe essere buono. Guardate, campioni, l'entrata è molto particolare. È arrivato il cibo, guardate quanta roba, ho preso dei noodles, ma sono giganteschi. Posto magico. Mamma mia, che buono, squisito, speciale. Buongiorno, nuova sorpresa per me, guardate qui che roba. Wow. Andiamo su, andiamo su. Che bello. Mamma mia, guardate che vista, ragazzi, pazzesca. Potete sentirlo, ma c'è un profumo qua pazzesco. Qui abbiamo preso quella più vista, perché queste sono davvero troppo esagerate, dai. Ah, sì, ci voleva proprio. Potente questo qua, ora qui. Campioni, abbiamo visto questo corn dog, abbiamo deciso di fermarci a provarlo. Abbiamo preso questo qui, potato mozzarella corn dog. Guardate com'è bello ciccione. Non te lo mangiare tutto, Ho la Anch'io, fame. ci sono anch'io. Ne vuoi un altro? Ne ha tirati fuori un bel po'. Vado a prendere. Mamma mia, guardate qua! Che roba! Troppo buono! Guardate come fila! È proprio buono! È un video, eh! Non si vale. Oh, Chuck Bass. Poi Chuck Bass. Guardate, campioni, questo è il Tower Bridge di sera. Guardate che spettacolo. Guardate tutto lo skyline. I wanna see. Eccolo. Ovviamente stiamo attraversando il ponte. Guardate che vista, ragazzi. Bellissimo. Veramente bello di sera. Il Tower Bridge. Sono distrutto, ragazzi. Non penso di aver mai camminato così tanto nella mia vita come in questi giorni. Però ne vale la pena.
Mamma mia, ma guarda qui! Bello. Guarda Mati! Bellissimo! Guarda qui! Amici, la serie di Londra è arrivata alla fine, ne abbiamo combinate di ogni, siamo andati su un motoscafo che andava a una potenza inaudita, siamo passati sotto il Tower Bridge, ho rischiato di perdere il telefono nel Tamigi, siamo andati a un ristorante lussuoso, ma abbiamo anche mangiato sotto un ponte, abbiamo visto negozi pazzeschi, tramonti incredibili. Grazie per aver condiviso con me questa magica avventura, noi ci vediamo come sempre ogni sabato alle 14. Eccolo!